Ciao a tutti, buonanotte a tutti o buongiorno se vi siete svegliati da poco e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TG dei Motori Racing Time in edizione notturna. Allora, oggi bella disavventura pomeriggio, mi ha allungato un pochino i tempi, però sono soddisfattissimo di ciò che ho fatto. Sono veramente contento e sono strafelice di come avete, come dire, reagito tutti voi. Io vi ringrazio per questo, ne parleremo alla fine. L'ho molto 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 apprezzato. Comunque, questa è finalmente la puntata dove, tra le altre notizie, analizziamo la guida, questo famoso giro che Alonso ha fatto sul kart con tanto di record sul giro, e capiremo il perché i piloti si allenano in kart, perché scelgono il kart quale miglior mezzo per prepararli a una nuova stagione in Formula 1. Perché se ci pensate è un po' strano, no? Eppure ci sono dei motivi tecnici ben precisi. Quindi lanciamo la sigla e poi partiamo con una nuova puntata di Racing Time. Bene, partiamo. Partiamo ricongiungendoci alla notizia data oggi dello shakedown, primo test in pista per la Haas, che dovrebbe essere un po' diversa da quella vista nell'ultima fase di stagione. Poi, comunque, anche di queste cose qua, di quello che c'è dietro la scoop, eccetera, eccetera, parleremo più avanti al momento opportuno. Però parliamo un attimino di Haas, perché girerà due volte. Una prima volta a Silverstone. Ricordo a tutti che il filming day a disposizione dei team aumenta come chilometraggio. Ebbene, la Haas girerà in un primo momento a Silverstone l'11 febbraio e poi 2 giorni prima dei test in Bahrain, sempre in Bahrain. Quindi diciamo che seguirà ciò che fanno alcuni team, cioè andare a fare lo shakedown o la seconda parte di chilometraggio permessa dalla FIA proprio nella pista in cui si terrà sia il primo Gran Premio che i test pre-stagionali. Questo è quanto. Poi un'altra cosa che oggi è venuta fuori dalla Dakar, no? Che mi piace tanto perché mi è piaciuto come si è comportato Carlos Sainz. Allora, i due protagonisti sono stati, parlo di Sainz e Leb, vittime di diversi rallentamenti. C'è stato Sainz che è stato subito soccorso da Ekstrom, il suo compagno di squadra, che gli ha dato 2 ruote perché lui aveva forato, e quindi gioco di squadra in casa Audi. Certo, non si può dire lo stesso per il povero Leb, che è stato lasciato solo perché al ATA si è ritirato, ma non perché, come in un primo momento, hanno dichiarato ha avuto un guasto meccanico. No, 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 è una scelta. Difatti, lui ha deciso di rompere con la ProDrive e quindi non ha nessun interesse, non dovendo guidare per questa casa in futuro, a aiutare il proprio compagno di squadra. E Leb lo ha sottolineato con stile, ma lo ha detto che lui praticamente sta correndo da solo. Però che succede qui? Sainz Senior va dal navigatore di Dumas a chiarire 2 cosette, perché a quanto pare lo ha ostacolato durante la tappa, e allora lui gli ha detto: io ho tanta stima di te, però non capisco ti sei comportato così, perché hai fatto così. Dumas è francese, forse un po' di nazionalismo, forse non se ne è accorto, ma io personalmente non ci credo. In ogni caso, Sainz ha detto che segnalerà la cosa alla FIA, farà una sorta di reclamo presso la FIA sul comportamento di tutto l'equipaggio, quindi navigatore e pilota, che interessa appunto, cioè, di Dumas. Questo. Poi, altra news, questa qui in realtà non è una news, è una cosa abbastanza scontata, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi.
e cioè il contratto di Pierguidi. Oggi è arrivata l'ufficializzazione dell'ufficializzazione, se volete diciamo pure così, anche perché giorni addietro sono stati confermati gli equipaggi e sono identici per le due vetture 50 e 51 a quelli del 2023, quindi più ufficializzazione di questa. Comunque avevano detto già in precedenza che Pierguidi assieme agli altri era stato confermato, oggi è arrivata un'ulteriore conferma e quindi la comunichiamo pure qui a Racing Time. E sempre parlando di WEC, poi iniziamo con il video dedicato ad Alonso, la Porsche farà un aggiornamento importante alla propria PU, probabilmente, ed è logico aspettarsi questo, prima di Le Mans, quindi una concorrente in più per la vittoria, perché comunque la Porsche l'anno scorso un pochino indietro lo era. Ora, partiamo con un video che in realtà non vi sto facendo in diretta adesso, ma l'ho registrato con calma oggi, prima di tutto quel casino inerente il video di oggi. Ci torniamo magari alla fine sul video di oggi. E quindi ve ne accorgerete subito, perché praticamente per una distrazione qui sotto la numerazione è rimasta quella del TG giorno. Vedrete subito questa differenza, ma comunque ve l'avrei detta lo stesso. Quindi andiamo nell'altra, anzi in un'ulteriore stanza. Questa in realtà non l'avete vista mai, perché quella che utilizzo comunque è simile a quella della cronaca, cioè nella cronaca della descrizione delle piste dei Gran Premi di Formula 1. Andiamo in una cosa simile, quella che utilizzo per la selezione nazionale piloti, e godiamoci questo giro. Subito dopo vi racconterò del perché i piloti scelgono il kart per prepararsi a una stagione intensa in Formula 1, e dopodiché faremo la conclusione finale. Quella sì, la faccio adesso, quindi la numerazione torna quella giusta. Godetevi questa analisi del giro record di Alonso. Bene, io dividerei il lavoro in due. La prima parte ci guardiamo in assoluto silenzio questo giro pieno di finezze tecniche. Nella seconda parte invece lo commentiamo. Partiamo subito col giro. Incredibile, più guardo questo giro e più noto delle cose che saltano fuori. Comunque, siete pronti? Partiamo subito con questa analisi. E prima di far partire il kart andiamo a guardare già alcune cose, due particolari. Il primo particolare, guardate l'anteriore, ha una carreggiata larghissima, praticamente il mozzo è molto in fuori rispetto a quello che è la battuta del portamozzo. Questo significa una cosa, ovvero un anteriore estremamente preciso. Però il posteriore non è affatto legato, perché se ci avete fatto caso il saltellamento dovuto all'eccessiva tenuta ce l'abbiamo solo in pochissimi punti, e soprattutto in inserimento di curva lui noterete che utilizza ma veramente poco il volante, quindi questo significa appunto un anteriore molto preciso. Altra cosa che vi invito a guardare sono le mani sul volante, non le stacca mai nonostante abbia le marce, quindi questo significa che è un KZ, cioè un kart fatto e regolato parecchio per essere somigliante a un monoposto di Formula 1, perché oltre alle caratteristiche tecniche
che riguardano l'accelerazione, la forza laterale, tutte queste cose qua. Lui ci ha montato pure il cambio al volante, quindi non stacca mai la mano destra dal volante perché appunto ha tutto lì, esattamente come guida la sua Formula 1. Quindi poi c'è anche il cruscottino, come potete vedere qui, è un AIM, credo che sia un AIM, con tutti i dati che gli interessano, temperatura, velocità, magari c'è la sonda per vedere i G laterali in curva che sono molto molto elevati. Quindi tutta una serie di informazioni che servono al pilota. Iniziamo immediatamente il giro. Allora, datemi un secondo, via. Allora, prima cosa, avete visto, ha portato, e questo lo fa in tutte le curve, la frenata fino quasi, ma mancava veramente dei centimetri, al punto di corda. E poi anche la scalata la porta fino al punto di corda, quindi lui utilizza il freno motore fino al punto di corda. Una cosa che vi invito ad ascoltare sono le scalate. Quindi lui usa il freno motore fino al punto di corda, l'ultima marcia vicino al punto in cui poi darà gas, che appunto corrisponde con il punto di corda, e poi rispetto ai giri dei piloti che di solito guardiamo, anche piloti piuttosto blasonati, lui non va mai in fuorigiri in scalata. Di solito noi sentiamo pam pam pam, invece qui mai. I giri del motore in scalata sono perfetti. Questo significa che è un pilota veramente estremo, estremo. Andiamo avanti. Qui un po' di saltellamento. S, guardate quanto poco volante utilizza, prende il cordolo perché cerca di tagliare il più possibile, esattamente come fa in Formula 1, però utilizza poco volante, anteriore molto molto preciso. Un'altra cosa, torno un pizzichino indietro, guardate qui, allora, guardate con la ruota anteriore dove va. Cioè lui sta sfruttando tutto. Qui pizzicherà un pochettino il cordolo, è basso, può prenderlo, ma comunque in ogni caso non lascia neanche un centimetro di pista non esplorato. Cioè lui sfrutta tutta la carreggiata in inserimento, al punto di corda, in uscita. Lo vedrete tantissime volte prendere il cordolo in uscita. Perché? Perché il cordolo è piatto e quindi diventa pista. Gli dà l'opportunità di far sfogare verso l'esterno appunto il mezzo, facendolo salire ancora di più di giri. Perché? Perché il volante sta più dritto, perché un motore con il volante girato ha più sforzo. Invece quando vai col volante dritto, soprattutto nei kart dove non c'è il differenziale ma c'è un assale unico che fa flettere tantissimo il telaio, allora il motore sale prima di giri, si dice che liberi prima. Vedete? È andato proprio a salire sulla linea bianca. In questo caso ha anche toccato il cordolo con l'anteriore che vi sto indicando con la manina. Però farà sempre così, per tutto il giro, ragazzi, per tutto il giro. Vedete il cordolo in uscita? Poi curva molto posticipata. Avete visto, non va immediatamente al cordolo, ma va al punto di corda dopo. Perché ci va dopo? Perché siccome c'è tutta una serie di curve che praticamente vengono dopo, allora lui serve prendere la corda un po' tardi per favorire l'uscita. Vedete? Uno, poi si porta dall'altro lato e qui inizia tutta una serie di S, dove lui va sempre a pizzicare il cordolo interno. Che cosa vi ricorda questa serie di S? Praticamente nel suo kartodromo, perché questo è il kartodromo adiacente al Museo Fernando Alonso, ha riprodotto uno Snake, però qui poteva fare un pochino meglio, non a livello di guida, ma proprio a livello di disegno di tracciato, perché la velocità di percorrenza di queste curve non è elevatissima come in Formula 1, lui le fa di seconda marcia. Ora, vero è che ha i rapporti al cambio molto allungati perché la pista è velocissima e quindi
avrà un rapporto molto molto lungo, però adesso, se sentite bene, sale 4 marce, forse una già l'ha tirata su, no? E quindi significa che tutto lo snake l'ha fatto in seconda marcia. Per essere simile a quello che loro provano ad esempio ad Austin o piuttosto a Suzuka, avrebbe dovuto utilizzare quantomeno un accenno di terza e poi quarta marcia, però probabilmente sarebbe diventato un po' troppo per le gare in kart che vengono svolte in questo circuito. Poi tra l'altro non so se ci state facendo caso, ma è un circuito che ha tanti layout, perché spesso si incontrano queste stradine che si incrociano, e questo è una caratteristica importante per una pista, per tutte le piste è una caratteristica molto importante. Andiamo avanti, ascoltate quante marce tira su. Allora, qui altra finezza a livello di guida. Se ci avete fatto caso, sono 3 curve in successione, quasi a ricordarci quelle 4 che ci stanno in Turchia. Ebbene, lui sta lontano dalla prima corda, si avvicina un po' alla seconda corda, va a prendere la terza, che è quella che gli interessa. Quindi frena in piena curva, ha il volante in questo momento, se ci fate caso, è in controsterzo, leggero controsterzo, quindi sta sbandando un pochettino, ma è normale perché arriva nella parte più chiusa, e deve essere molto molto bravo col piede sinistro a calibrare la frenata per evitare di perdere tenuta al posteriore. Quindi frenata molto lunga, dolce e progressiva. Un'altra cosa molto importante, ragazzi, sono le scalate. In questo punto più che mai avesse buttato dentro una marcia facendo salire parecchio il motore, quindi fuori giri da parte del motore, avrebbe bloccato il posteriore e quindi perso il giro, persa aderenza al posteriore. Andiamo avanti, devo stare attento a non sbagliare nulla, perché basta che vado con un click sbagliato, salta il video. Altra la S, e qui ci avviciniamo quasi al termine del giro. Guardate qui anche sta cosa qui. Allora, non va come in altre occasioni sopra il cordolo, ma perché? Perché se ci fate caso, la carreggiata in uscita qui è larghissima, quindi non serve sfruttare tutto quello che c'è, anche perché comunque questo cordolo non è esattamente liscio, è un po' ziglinato, quindi un minimo di saltellamento ce l'hai. Però guardate dove mette la ruota, praticamente dove cresce quel minimo di erbetta tra la pista e il cordolo. È incredibile, ragazzi, sta sfruttando tutto quello che ha, tutto, è veramente pazzesco. Concludiamo il giro. Anche qui sfrutta, ecco, bella sta curva, perché torniamo un attimino indietro, guardatela bene. Allora, ecco, sfrutta tutta la carreggiata stavolta in inserimento e sul cordolo, ma questo significa che non va giù pesante sul freno, altrimenti con il saltellamento del lato sinistro del kart avrebbe perso il posteriore. Quindi anche qui frenata dolce, lunga, accompagnata da qualche scalata, e poi posticipa l'inserimento di questa raggio variabile, cioè 2 curve con un'unica traiettoria, sta lontano dalla prima corda per poi andarsi a prendere la seconda e completare così il giro. Vedete? Frenate in curva, S, si salta, tripla curva e ricomincia il giro. Spero vi sia piaciuto. Adesso vi do qualche altro dato importante che riguarda appunto la vicinanza che c'è tra una Formula 1 e un kart. Però per fare questo torniamo a schermo intero. Dunque, perché i piloti in Formula 1 si allenano tanto con i kart e non con qualunque altro mezzo esistente sulla faccia della Terra?
Ci sono tantissime similitudini, ma proprio tante, tante, tante. Beh, innanzitutto, oggi più che mai un kart è tanto vicino all'asfalto, tanto vicino a terra, esattamente come le Formula 1 moderne a effetto suolo. Quindi i piloti sentono tanto i comportamenti del mezzo con il sedere vicino all'asfalto. Poi, questa è una delle ragioni in realtà più marginali. Il cambio. Avete sentito come le marce sono tutte vicine una con l'altra nonostante i rapporti allungati nel caso di Alonso? Allora, perché? Perché gira su una pista molto veloce. Perché se ascoltiamo una Formula 1 salire di marce e sentiamo bam, 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 e anche nel kart più o meno i tempi delle cambiate sia a salire che a scendere sono molto molto vicini. Poi, devo essere sincero ragazzi, c'è anche nei kart moderni una componente aerodinamica importante, viene curata sempre più dalle varie case. Poi, ritorniamo al cambio, Alonso si è fatto cambiare, cioè si è fatto montare un cambio al volante, quindi esattamente come avviene in Formula 1, le cambiate ce l'ha tutte qui a portata di mano senza mai bisogno di togliere le mani dal volante. Altra cosa, la frenata sul kart è potentissima, esattamente come in Formula 1, e spesso si va a frenare fino a dentro la curva, esattamente come in Formula 1. Anche i giri motori del motore sono elevati, perché un kart normale tira 13.000 giri e in allungo, con l'ultima marcia, arriva fino a 15.000 giri al minuto. Non parliamo poi delle accelerazioni. Un kart con partenza da fermo da 0 a 60 li fa in un secondo e 6 più o meno, un secondo e 6 da 0 a 60 km/h. Da 0 a 100 arriva più o meno intorno ai 3 secondi. Perché dico più o meno intorno ai 3 secondi, ragazzi? Perché dovete considerare che dipende tanto dalle gomme che si utilizzano, anche da 0 a 60, però lì il delta è minimo, e dai rapporti che si utilizzano. Se sono corti ci puoi mettere anche 2,9, se sono lunghi ci metti anche 3, 2, 3, 3, questa cosa qua. Ma 3 secondi, cioè immaginatevi di stare fermi, no? 1, 2, 3, siamo a 100. E pazzesco, quindi il corpo del pilota si abitua a quelle forze sia in frenata che in accelerazione, più o meno come avviene in Formula 1. Ma il dato che vi stupirà di più non è questo, è la forza G laterale che i piloti subiscono in curva con il kart. Pensate, può arrivare fino a 4G. 4G sul kart, 3,5 è una cosa abituale, poi se si esagera con le mescole morbide si arriva fino a 4G. 4G di spinta laterale sul proprio corpo. È pazzesco, molto simile a una Formula 1 che arriva a 5, per carità, 5,5. Non c'è dubbio, loro vanno un po' più alti, però anche lì il pilota è molto più fermo sull'abitacolo, la testa è molto più bloccata. A proposito, mi raccomando, incarti il collare, è fondamentale proprio per i motivi che vi ho spiegato. Quindi quale miglior mezzo? Poi il kart è molto fisico e ci si allena tanto con le braccia, ci vuole tanta forza, quindi anche questo rispecchia un po' quello che poi i piloti subiscono in Formula 1. Allora perché andarsi a sedere su una monoposto estrema quando tu tutti i giorni hai una pista e puoi andarti ad allenare con un mezzo così vicino? Ecco il motivo per il quale, oltre al divertimento, che forse è superiore a quello di una Formula 1, ecco il motivo per il quale i piloti di Formula 1 si allenano con il kart per preparare il proprio campionato. Bene, ritorniamo per dire in diretta e concludiamo questa puntata, che spero tanto che l'analisi di questo favoloso giro perfetto di Alonso vi sia piaciuta. Io, questo è il mio mestiere, cioè quello che faccio abitualmente, e di solito do il massimo del massimo. Spero di esserci riuscito e spero di avervelo fatto godere ancora di più. Dunque, chiudiamo con i commenti, ma quali commenti?
quelli della puntata di oggi, che poi ho tolto. Torniamoci un attimino per chi non avesse visto il video. Dunque, che cosa è successo? Che mi è stata detta una cosa che in realtà lì per lì, cioè non è che mi abbia convinto subito, però ho detto vabbè, così è. Poi però diciamo che non c'è stata corrispondenza, coincidenza anche per logica, ma non solo per logica, e allora ho detto no, io il video lo tolgo, me ne frego, magari voi non me ne ve ne sareste dimenticati di questa cosa, perché sarebbe passato un bel po' di tempo prima che tutti noi avremmo visto la nuova Ferrari, però non me ne frega niente, a me piace fare le cose precise, e quindi ho capito determinate cose molto importanti. In futuro non succederà più tutto ciò, però ho voluto rifare il video, e la cosa che più ho apprezzato, perché non cioè mi aspettavo, come dire, un po' di commenti strani, e invece non ne sono arrivati, e io di questo vi ringrazio, e ho apprezzato tantissimo che voi abbiate apprezzato questo nuovo video che io ho fatto, per i motivi che vi ho spiegato, quindi vi volevo ringraziare tantissimo. Comunque, tornando ai commenti, ragazzi, questi sono i commenti del video che ho tolto, però ormai erano là e utilizziamo questi. Allora, Paul di Luca Venditti, poi anche perché ci sono nomi nuovi, Gianandrea Ferraro secondo, poi IRC, il campionato di cui tante volte vi ho parlato, poi abbiamo Antonino Ginevra, Cristian Biagiotti e Antonio Iacovelli, e poi sempre inerenti a quel video i commenti più di tendenza, abbiamo quello sempre dell'IRC che è lo stesso, Giorgio Piccinini, Fabio Roverselli e Gug 1004. Però in ogni caso, ragazzi, veramente vi ringrazio tutti, perché mi ha fatto proprio piacere la vostra reazione, è qualcosa che non si trova comunemente, e io questo l'ho apprezzato veramente tanto. Bene, chiudiamo questa puntata, grazie per avermi seguito sin qui, se lo avete fatto, ci vediamo domani con una nuova avventura di Racing Time, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao raga, buonanotte o buongiorno, ciao.